Ciao a tutti e benvenuti qui su Game Sailors. Siamo finalmente giunti a settembre, finalmente per modo di dire, ricomincia la scuola, molti come noi e moltissimi altri hanno già ricominciato a lavorare, ma arrivano anche parecchi giochi. Molti di questi giochi arrivano proprio a settembre e tra questi noi abbiamo avuto l'onore di provare in anteprima il qui presente Super Mario Maker. Oggi vogliamo farvi vedere un po' come funziona. Vogliamo giocare un po' a Super Mario Maker insieme a voi in attesa dell'uscita ufficiale. Noi abbiamo qui davanti la versione, diciamo, definiamola per la stampa. Si chiama Super Mario Maker Media. In pratica ci permette di testare il gioco, ma abbiamo la possibilità di avere dei livelli speciali creati da Nintendo e da utenti selezionati da Nintendo che sono appunto, diciamo, simulano quelli che poi noi andremo a trovare su internet. In realtà, quindi, siamo collegati a dei server dedicati che offrono appunto dei livelli creati dagli utenti. Questo permette appunto a noi diciamo, della stampa, facciamo quelli che ne sanno, di poter testare effettivamente il gioco al suo meglio. Qui vedete già possiamo giocare direttamente dall'introduzione, dal titolo. Qui abbiamo il titolo di Super Mario Maker e qui avevamo un mini, ovviamente molto mini, livello di Super Mario Maker. Questo era uno di quelli, diciamo, preimpostati. Altrimenti, come avete visto, c'era la possibilità di selezionare due Chuck, crea o gioca. Il Super Mario Maker si divide un po' in queste due parti: un 50% si creano i livelli di Super Mario, e l'altro 50% si gioca sia i propri livelli sia tutti quelli che potremo scaricare dal Miiverse e che gli utenti dall'11 settembre potranno caricare appunto sui server Nintendo e poi condividere con il mondo. Tanto per cominciare, vogliamo iniziare proprio dalla modalità crea, quella che è anche un po' più, quella diciamo un po' più curiosa. Come vedete, ora siamo arrivati a questa schermata. Intanto vi facciamo vedere questa possibilità. In pratica, Super Mario Maker non sblocca subito tutti i contenuti, li sblocca giornalmente. Se avete fatto caso, prima, quando c'era il titolo, in alto sulla sinistra c'era scritto il giorno, cioè oggi era mercoledì. Oggi è mercoledì e per noi è il terzo giorno in cui possiamo appunto giocare con Super Mario Maker. Non abbiamo giocato fin dal primo, o meglio, abbiamo giocato ma non abbiamo fatto il filmato per voi fin dal primo perché avremmo avuto solo pochi elementi, quelli che vedete là in cima, quei 12 elementi, quel mattone, quel cubo, punto interrogativo, cubo misterioso, il tubo, il fungo, la moneta, il trampolino, un gomba, che io chiamo gomba ma molti mi hanno detto si chiama gumba, quindi chiamiamolo gumba, un koopa, una pianta piranha e delle ali. Comunque ora qui ci viene detto che è disponibile il set sott'acqua. Come potete immaginare, ci sono un sacco di livelli in Super Mario che vanno a finire sott'acqua. Fin dal primo Super Mario Bros. C'era la possibilità di nuotare, eccolo qua, il nostro piccolo Mario che nuota. E qui intanto vi facciamo vedere come funzionano anche questi tutorial, perché in pratica il gioco ci mette davanti a dei tutorial ci chiedono prima di provare un livello, molto semplice di solito, e poi in seguito di affrontarlo e di mettersi finalmente a creare. Vediamo di friggere questo. Eccolo lì, me ne vado. Un po' di monetina, questi sono i soliti pesci, alcuni verdi, alcuni rossi, un po' di monetine. Monetine che non sono da sottovalutare, poi vedrete nella modalità gioco a cosa vi servono. E qui noi continuiamo. Come vedete, ci sono addirittura degli elementi che francamente non ricordavo all'interno di Super Mario, soprattutto nei livelli acquatici, intendo, eh. Qui abbiamo un gomba, ops, urca, il gomba sott'acqua non l'abbiamo mai visto. E qui abbiamo la possibilità di sperimentare
guardando cosa combinano i Goomba. Goomba, scusate, mi si chiamano i Goomba quando si gridate dalla regia. Qui sott'acqua in pratica nuotano e si spingono con quei piedoni. Tanto che c'è addirittura la bandiera e il castello sott'acqua. Questo tanto per dire, avete visto anche Mario che entrava piano piano dentro al castello proprio perché c'è l'attrito dell'acqua. È un livello dimostrativo, è stato aggiunto al Memobot, che il Memobot è un po' la vostra scatola nera. Tutto quello che fate viene aggiunto in questo Memobot, quell'iconcina a forma di robot in alto a destra, e da lì poi potete eventualmente modificare i livelli che avete già giocato oppure crearne di nuovi. Nel frattempo qui chiudiamo e diamo un'occhiata a tutto quello che c'è. Qui ci viene detto di toccare qua sulla sinistra, vedete? Si sono aperti questi tre elementi, abbiamo aria aperta. Eccolo qua, il classico livello di Super Mario. Ora io sto utilizzando Super Mario Bros. U, altrimenti posso usare anche Super Mario Bros. Come vedete, tutto cambia in relazione. Abbiamo poi le caverne, gli underground, i sotterranei, chiamiamoli il loro nome. Anche in questo caso New Super Mario Bros. U e Super Mario Bros. Non abbiamo ancora Super Mario Bros. 3 e Super Mario World, però anche questi vengono sbloccati col tempo. Bisogna semplicemente giocare, ogni giorno ci viene sbloccato qualcosa di nuovo, con cui potrete già cominciare a divertirvi, già dal primissimo giorno ne avrete da combinare di tutti. E poi qui andiamo appunto sott'acqua, e qui come vedete c'è tutta l'ambientazione sott'acqua e ovviamente cambiano anche le leggi della fisica, perché la differenza tra questo Super Mario Maker e molti altri platform che comprendono un editor, come per esempio il buon Little Big Planet, sta tutto nella semplicità con cui Nintendo ha confezionato questo tipo di editor. In pratica, come vedete nella schermata, vedete che è piena di quadretti. Tutti questi quadretti possono essere riempiti semplicemente cliccando. Ora vedete si è fatto nero il Goomba là in alto, e io con quella mano bellissima, molto molto femminile, lo piazziamo nel quadretto che volete. Vedete, viene selezionato e lo possiamo piazzare. Ora noi abbiamo piazzato questo Goomba all'interno di un livello subacqueo. Quelli che avevamo già visto in pratica sono rifiniti lì. Possiamo metterne un altro, possiamo mettere questo, possiamo metterne in continuazione, possiamo mettere anche una tartaruga se vogliamo. Non c'è limite da questo punto di vista. Possiamo poi mettere varie sfilze di monete. Possiamo scegliere, per esempio, vedete, di mettere qui un cubo, punto interrogativo, possiamo anche mettere un esempio. Il primo, potremmo metterci un fungo, quindi noi portiamo il fungo qua dentro, vedete, si ingrandisce, una volta che lo lasciamo ci compare questo punto esclamativo che indica che lo abbiamo riempito. Possiamo riempirlo con delle monete per far sì che possa essere colpito più volte, ma possiamo metterci anche, tanto per dire, proprio un Goomba, in modo tale da nascondere all'interno di alcuni cubi anche dei nemici. Dopodiché possiamo... adesso andiamo un attimo in un livello classico, facciamolo classico. Ora qui i Goomba, di nuovo, e il Koopa sono lì in alto, ma ovviamente non sono sospesi, sono sospesi per aria, quindi cadrebbero a terra. Possiamo o creare dei mattoncini del tipo che vogliamo, possiamo creare questi che si rompono, possiamo creare questi che non si rompono, possiamo addirittura mettere del terreno. Come vedete è tutto molto molto intuitivo, basta disegnare all'interno dell'area che vogliamo riempire. Se c'è qualcosa che non ci piace, ad esempio questa riga terribile che abbiamo fatto, lì sulla destra c'è quel simbolo con gli occhioni, non il robot, quello subito sotto, quello che a destra mi continua a fare così con le gambette, ad alzarsi e ad abbassarsi, quella è la gomma. In pratica con quella attiva, mentre zampetta con le gambette, basta passare sopra agli elementi che si vogliono eliminare, e ecco lì che è il piedino.
Altri strumenti molto utili sono il cane, questo cagnolino qua sotto, che in pratica ci permette di tornare indietro di una modifica. Vedete? Qui ha ripristinato tutto quello che avevamo cancellato. Il razzo invece è addirittura un conto alla rovescia. 3, 2, 1. Eccolo. Una volta che è partito, tira giù tutto e a quel punto potete, anzi dovete, creare tutto da capo. Altra cosa, la bandiera, volete avvicinarla perché magari è troppo lontana? Ecco lì, potreste creare un livello così. Questa è la partenza, quello è l'arrivo. Volete invece aumentare, vi continuate a spostare guardando, facendo attenzione alla barra in basso, quella dove c'è la P e la A, cioè la P di partenza e la A di arrivo, che può essere spostata fino ad arrivare tutto a destra. Vedete, è molto molto grande, in quel caso significa che avete creato un livello veramente lungo. Anche in questo caso poi ci sono tutte le varie variazioni. Varie variazioni, è bellissimo, e questo ci permette di arrivare e di creare quello che vogliamo. Cominciamo, facciamo un piccolo esempio. Potremmo cominciare tanto a mettere del terreno. Mettiamo del terreno, lo piazziamo lì. Tanto troppo, ecco lì. È buffo vedere che spuntano fuori dei cespuglietti, dei fiori, spuntano fuori un po' di cose. E nel frattempo in sottofondo la canzoncina suona mentre compilate. Vedete? Il set castello, quindi quello del castello finale, sarà disponibile da domani, nel nostro caso giovedì 3 settembre. Perché non esiste castello senza un guardiano a sua difesa, Mario dovrà stare molto attento. Quindi domani, oltre al castello, si sbloccherà probabilmente anche un certo cattivone, mi immagino. Che appunto può combina sempre i pasticci al vecchio modo. Questo ci viene detto nel caso volessimo provare ad aggiungere degli elementi che non sono ancora stati sviluppati. Qui, come vedete, per esempio, abbiamo creato il nostro terreno. Qui abbiamo Mario, che lo stiamo mettendo dove vogliamo, e poi possiamo cominciare a mettere bomba. Qualche tartaruga, magari per avanti, e poi possiamo anche sbizzarrirci con la storia dei combo, perché potremmo anche creare una gigantesca fila, per dirne una. Un'enorme fila di Goomba che crea un po' di pasticci. Se volessimo poi, potremmo anche prendere uno qualsiasi di questi gomba, o anche tutti, folle, possiamo anche dargli un fungo. In quel caso avremo un gomba gigante. Ok? Tutto questo è possibile, anche ovviamente anche la tartaruga, ma anche la tartaruga gigante, e via di questo passo. Potremmo dotare dei gomba con delle ali. Poi possiamo metterci le ali, eccole lì che voleranno. Le tartarughe. La tartaruga verde, come sapete, cade, arrivata al limite della sua piattaforma, cade giù, non torna indietro. Se volete quindi cambiare la tartaruga e averne una rossa, vi basterà prenderla, scuoterla, e a questo punto, opla, cambierà la forma della tartaruga. Potremmo darle un fungo, potremmo darle le ali, possiamo addirittura testa. Tutto all'insegna appunto del facciamo quello che ci pare. Si può continuare ovviamente, qui vedete per ora abbiamo sbloccato e vi possiamo far vedere la prima parte, la prima colonna tutta, che ce l'avrete fin dal giorno 1, e sotto la riga, non la colonna, la riga numero 2. La riga numero 2 ci si è sbloccata in due fasi. Ieri si è sbloccata la prima parte fino al fungo One Up, e oggi, come vedo, siamo arrivati dal fungo Elica, completo anche lui, fino agli oggetti sottomarini. Addirittura un cannone,
che anche in questo caso possiamo fargli sparare. Fatta, siamo del gatto subito. Possiamo fargli sparare quello che vogliamo, anche stelle. Lui in quel caso sparerà stelle dell'invincibilità. Vogliamo mettere un Lucky 2? Il Lucky 2 cosa potrebbe lanciare? Potrebbe lanciare qualsiasi cosa, potrebbe lanciare pesci, potrebbe lanciare calamari, potrebbe lanciare funghi, ma potrebbe lanciare anche monete. Quindi potremmo avere un Lucky 2 che lancia calamari e uno che invece ci copre d'oro lanciandoci monete. Questo, ripeto, tutto per darvi un'idea di tutto quello che si può. Questo solo per la parte dei nemici. Poi ovviamente tutta la parte invece di design concerne sul discorso del platform pure semplice. Possiamo creare un buco, possiamo creare delle sezioni con più buchi, possiamo salire ovviamente, possiamo creare delle scale e poi riempirle, possiamo mettere un tubo dal quale può uscire qualsiasi cosa. Potremmo mettere un tubo in questo verso oppure potremmo metterne anche uno in un altro. Vedete, si può aggiungere, si può allungare, si può accorciare, si può fare un po' di tutto. Andando avanti si potrà rendere anche possibile inserire, cioè infilarsi dentro ai tubi e spuntare da un'altra parte. Per adesso anche questa è un'altra caratteristica che si sbloccherà andando avanti. Ovviamente nel tubo, anche il tubo, dicevo, può buttare fuori qualsiasi cosa. Nel più classico, dentro una pianta piragna, possiamo mettere una pianta piragna gigante, così come possiamo mettere un tubo. Che, tanto per dire, così butta fuori tartarughe. Per riempirlo, o magari monetina. Qui è una valanga di monetine in realtà. Questo è solo per darvi un po' un'idea. Infine possiamo continuare come al solito mettendo qua. Eccoli. Qui abbiamo creato un livello molto banale, all'inizio che mi viene già malissimo, ma che è possibile giocare. In pratica, in questo caso, solo in questo caso, se volessimo vedere, possiamo portare il nostro Mario dove vogliamo, dirgli gioca, e a questo punto possiamo testare una parte del livello. Ok? Ora qui facciamo un test e arriviamo in fondo. Se però anche solo toccassimo la bandiera, non potremmo salvare il livello perché non l'abbiamo completato dall'inizio. Per farlo bisogna andare dalla P e partire da questo punto. Questo è il vero punto d'inizio. Partire da questo punto, giocarlo e arrivare a toccare la bandiera significa che il livello può essere completabile e non solo è stato completato dal suo creatore, ma può essere anche ovviamente condiviso con il resto del mondo su Miiverse, perché è un livello fattibile. Se io qui invece avessi fatto un buco enorme e non avessi dato la possibilità a Mario di saltare dall'altra parte, il livello sarebbe stato impossibile, a meno che non avessi inserito altri elementi, e quindi il livello sarebbe stato incompleto e assolutamente non pubblicabile. Tutti i livelli che trovate sul Miiverse e che troverete dall'11 settembre sui server della Nintendo sono stati creati da utenti che lo hanno finito. Magari sono difficilissimi, magari vi faranno urlare dalla disperazione, ma sono stati finiti. Questa è, diciamo, la garanzia di Nintendo del fatto che il livello è fattibile. In quel caso sapete che il livello si può fare, ok?
Ora, in tutto questo delirio, vediamo cosa riesco a combinare io contro questi Lucky 2 che lanciano cose, Goomba giganti, facciamo gioca. Let's go! Ora vediamo, ecco già il fungo è partito dall'altra parte. Ora con questa roba, quindi si muovete, qua sono rimasto secco. Allora torniamo indietro, andiamo di nuovo da gioca. Let's go! E qua è successo un po' di tutto, di nuovo. Sono rimasto di nuovo secco, quindi ritorniamo da capo. Eccoci qua. Giochiamo. Andiamo di nuovo. Qui finalmente siamo riusciti. Il fungo però è scappato. Qua i Lucky 2 che lanciano cose brutte. Oddio. Fermi. Ok. Siamo arrivati. Vediamo. No! Sono stato preso dal totano lì, dal calamaro, proprio sul finale. Allora, torniamo dall'inizio e giochiamo. La più bella di sempre. Goomba gigante, eccolo lì, che combina. E abbiamo un cannone che ci dovrebbe sparare delle stelline, non ce ne spara neanche una. Me le spara di buco. Non è stato proprio un esempio esemplare di game design. Quello che lanciava monetine se ne è già andato, ma ok, siamo arrivati in fondo, quindi il livello è giocabile, anche se insomma si può fare decisamente di meglio, e ora vedremo cosa hanno combinato gli altri. Ma in 4-4-8, come avete visto, una cosa molto rapida, abbiamo creato un livello con un inizio da mani nei capelli, ma anche con questa storia qui di quel calamaro che viene lanciato da Lucky 2 che qualche problemino lo ha dato. Quindi, nonostante sia un livello da 4 soldi, anche da 2, come avete visto, in questo modo si può appunto completare il livello e divertirsi anche soltanto con questa semplicissima. Arrivati a questo punto vi faccio vedere un po' della modalità gioca, perché la modalità, questa modalità crea, ovviamente merita di giorno in giorno sempre di più, perché arrivare poi ad ottenere tutti questi elementi, e chissà se non ce ne sono addirittura altri, analizza, ci permette di muoverli in modo tale da creare i nostri set preferiti, non l'avevo ancora visto, abbiamo visto insieme. C'è poi appunto la possibilità di giocare tantissimo. Per esempio, il menu principale, dove possiamo andare adesso, ci chiede di nuovo crea o gioca. Qui siamo davanti alla nostra tragicomica avventura. Oh no! Se diciamo gioca, vediamo dove ci porta. Siamo di nuovo qui, in questo incubo che ho creato. Olè. C'è la sfida dei 10 Mario e livelli dal mondo. Allora, la sfida dei 10 Mario sembra essere un... ora poi guardo bene, ovviamente, poi la recensione chiarirà ogni dubbio. Però la sfida dei 10 Mario fa sì che in pratica noi abbiamo 10 vite e dobbiamo arrivare alla fine del castello. Un'avventura molto mariesca, nel senso che salta fuori Bowser dal castello, sputa un po' di fuoco, eccole lì, arrivano due Goomba, stavolta li ho detti bene, portano via la principessa, la ficcano nel castello e ora salta fuori Mario che si deve fare gli 8 livelli che separano il nostro idraulico dalla principessa, che non fa altro che farsi rapire. Abbiamo questo Goomba in fiore. Vediamo, questo è il 10, Mario numero 10, il primo dei 10. Qui fare questi livelli, che dovrebbero essere quelli creati da Nintendo per l'occasione, sono dei livelli che, oltre a dare delle idee, come per esempio piazzare le piante piranha sulla testa di questi Goomba in modo tale che così nessuno li può schiacciare, aprono anche a un sacco di idee che effettivamente magari non sarebbero venute. Poi la cosa migliore in questo vi viene un'idea, qualsiasi essa sia, anche la più pazza che vi è mai venuta in mente,
voi provateci, qualcosa succederà se semplicemente non è fattibile. Tipo se piazzate una tartaruga sopra un Goomba, non è che diventa un Goomba tartaruga, ecco. Però in moltissime occasioni invece succede che qualcosa di strano succede, quantomeno. Come vedete i livelli sono anche piuttosto brevi, in questo caso. Andando avanti poi le cose si fanno parecchio più complicate. Ecco, tipo qui mi viene un po' male, francamente. Vediamo. Ecco, questa è un modo a dir poco, ops, attenzione, è un modo a dir poco geniale per, ok, no, va bene, peccato, devo raggiungere l'asta in cima, ma uguale, è un modo assolutamente originale per creare un livello con questa pianta che sale, con la pianta, tipo pianta di fagioli magica, diciamo, poi in questo caso sostituito dalla pianta piragna. La principessa sta lì tranquilla e grida aiuto e Mario arriva. 1-2 remix sotterraneo, quindi probabilmente siamo all'1-2 di del mondo 1-2 di Super Mario Bros. La grafica c'è tutta, come vedete, qua ci sono i due Goomba, c'è un fungo misterioso, siamo diventati un Goomba, benissimo. Anche in questo caso, quindi, sappiatelo. Avanti. Schiacciamo due o tre cose. Qui aiuto. Ho perso il cappellino da Goomba, ma siamo finiti anche lì sotto per la foga del momento. E siamo scesi a 9 Mario. Prima ne avevamo 10, ora siamo scesi a 9. Il trucco è arrivare in fondo al mondo con tutti, non con tutti, ma quantomeno arrivare senza aver esaurito il concetto è semplicissimo. Come vedete è un Goomba dalla testa durissima. Opla. Qua in cima a suo tempo c'era un fondo one up, vediamo se c'è ancora, eccolo. Tra l'altro ci ribecchiamo se il tubo, bene. Ecco, questo era un po' diverso in effetti da come lo ricordavo, però c'era, ecco lì. Vedete, sono state delle animazioni completamente nuove. Sbattacchi i piedoni. Eccoci qua. 1-2. Ora sono molto curioso di vedere se c'è la mitica uscita di Super Mario Bros. Quella che ci portava ai mondi alternativi. Eccoli qua, vediamo. Andiamo al mondo 2 per modo di dire. Poi ho visto un Goomba gigante, attenzione. Altri due, perché quello ne contiene due una volta eliminato. C'è una porta che non c'entra nulla con Super Mario. Il primo Super Mario Bros. Non esistevano le porte. Ma ci arrivati alla nostra bandierina, eccolo lì, il Goomba che scende coi piedoni. E qua ci siamo beccati le nostre vite. Quella che avevamo persa l'abbiamo rimpiazzata. Non si può superare le 10 vite. In più vi segnalo che questo livello è stato aggiunto ai livelli dimostrativi del Memobot, quello che vi dicevo che fa appunto la scatola nera per tutto quello che vedrete nel gioco, tutti i livelli che giocherete. Qua siamo un po' in Super Mario World, abbiamo qualche tartaruga, quelli invincibili, che non si possono eliminare neanche il gento. Questa porta dove ci porta? Ups, questa è sbagliata. Avveniamo l'ultima. Dovremmo arrivare in cima? Sì, ci arriviamo.
l'idea, diciamo, è venuta anche la lampadina. Qua c'erano delle bocche che si sono fatte una sonora risata, sono degli effetti grafici che si possono attivare per alcuni ufficiali. Abbiamo il finale di livello che, come in Super Mario World, è fatto da quest'astra. Altro livello completato, andiamo avanti. Una nave fantasma, quindi ci sarà anche il tema nave fantasma, e andiamo avanti così. Continuiamo ancora un po', facciamoli tutti ormai questi. Qua siamo sotto al mare, ma come vedete c'è un Mario creato fondale, creato di pixel. Wow, qua abbiamo la stella, voci, quindi vediamo un po' altra stella solare. Via, fuggi. Andiamo anche per vediamo, aiuto, attenzione. Ecco, i Goomba abbiamo scoperto che in acqua non possono essere spiattellati. Ovviamente, sotto la suola non c'è verso. Sono un po' come le meduse in pratica, quindi evitatele come la peste, perché altrimenti è ghirba. Fino qui niente più dovere. Il naso, sì. Wow, fermi tutti, fungo che sì che siamo larghi in doppio, però possiamo anche a combinare qualcosa di nome qua, che ha imparato a nuotare proprio per Super Mario Maker. Intendo gli iscritti a nuoto proprio qui per Super Mario Maker. Guarda, ammazza qua quanti sono. Piano. Olè, abbiamo preso tanti quei one-up che non li ho mai visti in vita mia. Così tanti. E qui intanto avete visto c'erano anche varie vite che ci venivano. Si continua a livello 6. Se è un sogno non svegliatemi, questo è il nome del livello. Fantastico questo livello. Quelli pallottoli lì che sparano monete. Infatti sogno che piacerebbe a tutti essere cannoneggiati. Il livello in questo caso va avanti da solo, quindi non c'è verso di rallentarlo o fare stramberie. Bisogna gestire bene i salti e eccoci qua in via. E forse anche qua un'altra volta continuo. Più alle fine di monete. Porca miseria, quello di uscito. Fermi tutti. Questi sparano cannonate, sono rossi, perché di solito quelli rossi, se non sbaglio, sparano quei pallottolo bill automatici, cioè quelli che ti seguono. Invece qua sparano monetine. Conk. Ale, anche questi che lanciano soldi, vediamo com'è che funziona. Sì, soldi di continuazione. Mai stato così contento di vedere un Lucky 2 lanciarmi qualcosa contro. E poi il momento di genio. Il momento di genio che ha spinto al baratro. Questo succede quando si è colti dal delirio.
di raccattare soldi alla netta. Quindi questo video finisce per essere anche istruttivo su cosa non fare. I soldi danno alla testa, ecco lì. Questa è la dimostrazione. Purtroppo questi sono solo quelli di Super Mario Bros. Ma oh, ci accontentiamo anche di quelli. Non siamo così pessimi. Vediamo cosa salta fuori. Quel nostro tartarugone lo lasciamo da su in cima, che ci manca. Cannoneggiati, però attenzione. Ora di nuovo con calma il nostro tubo. Facciamo le cose per bene. Tanto tra l'altro abbiamo già talmente tante quelle vite da incassare una volta che saremo arrivati alla fine del livello, che raggiungeremo nuovamente il tetto massimo dei 10, delle 10 vite, quindi non c'è neanche più da impazzire dietro a tutta questa serie di monete. Opla! Eccoli! Ora che abbiamo finito il nostro suo livello abbastanza delirante, andiamo avanti, andiamo al 7. Vediamo, siamo quasi arrivati alla fine di questo mondo tutto così incredibile. 1-3, addirittura acrobatico, però. Oh yeah, il metafo Luigi, avete visto? Fantastico, addirittura con la luce dal cielo. Siamo trasformati in Luigi. Perfetto, abbiamo Yoshi, vediamo. Tra l'altro vedete, con su e giù cambiano le cose. Se noi prendiamo giù si abbassa, se prendiamo su va dentro al mondo. E tra l'altro, come vedete, fa dei suoni decisamente differenti. Ora che abbiamo, perfetto, ma tutti ci sono qua. Li abbiamo infilati tutti, qua dentro. Anche Todd, torna di là. Vediamo chi manca qua, sarà la principessa? Eccola lì, anche lei. Fantastico, col suo ombrellino. Quasi. Signorina, qua con l'ombrello. Ma ecco lì che non si fa mancare un bel pestone sulla tartaruga. Allora via verso nuovi orizzonti. Ecco lì, siamo saltati addirittura dall'altra parte. State attenti perché ci è capitato di superare l'asta e finire dall'altra parte. Niente di grave. Però non potete più toccare la cima dell'asta che vi dà una vita. Semplicemente arriverete dal castello, dovrete tornare un pochino indietro e acchiappare l'asta. Arriviamo al livello 8, pioggia di fuoco. Già siamo messi bene. Attenzione, qua ci sono un sacco di lucky tune che mi piacciono pochissimo. Aiuto! C'è uno che lancia dei funghi. One up anche, ma teniamoli lì che tanto è uguale. Poi c'è qualcuno che lancia delle sfere giganti. Attenzione, per l'amor del cielo, piano piano. Tutto che finisce, tutto che va, qua è abbastanza delirante sta cosa. Vediamo dove finisce. Vamo. Scappa nella porta. E qui chi t'abbiamo? Chi ti incontro? Ti incontro Bowser. Con una musichina molto. Aiuto, attenzione! Una musichina fantastica, tra l'altro. Facciamo cadere il ponte alla vecchia maniera ed ecco lì che Bowser saluta. E noi ce ne andiamo dentro alla nostra porticina. Indovinate cosa c'è dentro la porticina? Eccolo lì, eccolo che arriva, tutto fiero. Tracchete! Ti becchi un Todd e ci festa in un altro castello. Non l'abbiamo mai sentita questa. Olè! Ta-ta-ta. Perfetto, Mario arriva, lì c'è il cane sul razzo pure, continua. Come per dire, ce ne saranno altre, ci saranno altre sfide, quindi avremo un'altra, ora non ci rimettiamo a fare anche questa. Però questo è solo per dirvi che queste sono le sfide già presenti dentro a Super Mario Maker. Cioè anche se voi giocaste con la console scollegata da internet, cosa che non vi consiglio, avreste comunque un bel po' di sfide da fare, oltre ovviamente a poi crearvi tutti i... Ma se volete invece collegarla a internet, se siete già collegati a internet con il Miiverse attivo, ce ne andiamo sui livelli dal mondo.
Come dicevamo, questi livelli che voi state per vedere non sono livelli, o meglio, sono dei livelli che sono stati messi a disposizione per noi e che potrebbero non essere presenti nel gioco definitivo. Sono su un server specifico, noi adesso siamo collegati ad un server specifico dove Nintendo ha inserito dei livelli apposta. Questo però per farci vedere come funzionano i livelli dal mondo. Cosa succede? Allora, qui abbiamo tre possibilità. Sfida dei 100 Mario, prima erano 10, qui sono 100. Livelli e autori. Autori, se c'è qualcuno che vi piace, se scoprite un utente di Miiverse fenomenale che crea in continuazione degli spettacolari livelli, potete beccarlo qua. Potete beccarlo, qua ci sono i migliori. Quindi abbiamo tra i primi tre c'è anche un italiano, bene. Abbiamo un certo Dario, poi vari inglesi. Questo qua. Ce ne sono parecchi e questi qui sono quelli che hanno creato e hanno ottenuto una votazione più alta da parte degli utenti. In questo caso, quindi, possiamo vedere o nei preferiti, alcuni li possiamo poi aggiungere volendo. Possiamo vedere vari filtri, tutto il mondo, oppure regionale, oppure in settimana, oppure di sempre, cioè i migliori di sempre. Potete scegliere voi, sono vari filtri e questo vi dà una panoramica degli autori. Volete invece andare sui livelli, perché alla fine questo ecco, interessa di più. Eccoli che qui ci sono tutti i livelli, tutti gli ultimi livelli che sono stati creati. Potete andare sui più popolari, sulla classifica stelle, perché una volta superato potete anche dare una votazione se vi è piaciuto un particolare livello oppure no, oppure le novità. Gli ultimi che sono stati inseriti li trovate qui. Non sempre tra questi trovate delle cose fenomenali, però alcuni magari sono piuttosto divertenti, piuttosto interessanti. Proviamo per esempio tra i più popolari. Vogliamo dare un'occhiata? Guardiamo il primo. Better Run Fast. Proviamo. Possiamo salvarlo, possiamo giocarlo, che abbiamo una piccola anteprima. Boh, stiamo a vedere. Lo giochiamo. Vediamo cosa succede. E qui intanto proviamo un livello creato dagli utenti. Qui abbiamo dei tuomp giganti. Dovevamo correre. E fin qua siamo arrivati. Attenzione, qui pure le bombe ci abbiamo. Ok, via. Passi in fuga rapida. Monete a profusione. E poi qui abbiamo raggiunto già il finale. Un livello piuttosto semplice, con una concezione abbastanza anche un po' sadica, nel senso che bisognava effettivamente correre ben bene, essere abbastanza rapidi. Possiamo lasciare un commento, possiamo dargli una stellina, per esempio, ecco lì, se ci è piaciuto, oppure possiamo vedere altre cose. Per esempio lì sotto c'è The Six Trials of the Plumber, le sei prove dell'idraulico. Diamoci una ditata, vediamo un attimo cosa succede. Qui avete visto la scritta con le monete. Prova 1. Qui qualcuno gli ha lasciato un commento sull'universo. E qui, eccoci. Praticamente tutte quelle crocette è gente che ci è rimasta secca. Questo per dire un attimo quanto è interessante questo. Ricordatevi una cosa, in base a quante morti ha avuto un livello, e salteranno fuori anche delle difficoltà differenti. In pratica potrete poi scegliere se volete affrontare dei livelli semplici, dei livelli più complessi. Questo viene fuori in base alle cose che avete fatto. Cosa sarà successo quindi quante persone ce l'hanno fatta? Hanno provato il livello e ce l'hanno fatta? Tante? Poche? Ecco qui un altro. Questo livello è una specie di piccola strage, secondo me, perché deve essere uno dei più toschi, o quantomeno uno molto tosto lo è di sicuro, però ci riproviamo ancora una volta.
Qui dobbiamo aspettare che salgano anche quelle, perché altrimenti non le capiamo mai. Bisogna fare il salto in lungo e in alto soprattutto. Torniamo qua, un po' di trampolino, vediamo cosa riusciamo a combinare. Io torno sempre su perché qua è l'unico modo, mi sta. Attenzione, ora qui la cosa si fa ridicola. Attenzione, ecco, via, fuggi, fuggi. Prova 3. Vediamo che prova si è inventato questo. Dove vanno? Oi. Oi. Abbiamo fatto un'altra strage con chi. Se volete fermarlo, ovviamente andate in start, salutarlo e dirgli addio. Oppure potete anche metterlo tra i preferiti, perché magari oggi ci siete incaponiti e dite: ma cavolo, lo voglio fare a tutti i costi, dove è finito? Voglio completarlo. Ve lo mettete tra i preferiti e ve lo fate anche un po' di cose. Come vedete, c'è la percentuale di vittorie. In questo caso abbiamo fatto due tentativi. Percentuale di vittoria 100%, due tentativi. Boh, l'ho fatta la prima. Lì vi scegliete il livello. Inoltre, se io ad esempio creassi un livello, potrei dire di potrei darvelo. Ora, io non ne ho pubblicati, mi sembrava il caso, ho troppe pochi elementi, poi magari quando avrò il gioco completo e mi ci metterò un po' più a fondo, magari qualcuno lo condivido anche con piacere con tutti voi, magari poi lo vediamo attraverso un altro filmato, lo decidiamo un po' andando avanti. Però volendo vi posso dare un codice che servirà per andare direttamente a quel livello. Ora qui non lo trovo, mi ricordo che all'evento, ecco qui, da cerca, basta che io vi dia un codice di 16 caratteri, e a quel punto voi lo inserite, qui non lo vedete, ma lo vedete lì sotto, c'è scritto usa il Wii U Gamepad, e in quel caso basta inserire lì sopra il codice che vi ho dato per avere direttamente quel livello. Provarlo quantomeno non costa nulla. Infine, come dicevamo, torniamo un attimo indietro, c'è la sfida dei 100 Mario. La sfida dei 100 Mario è piuttosto interessante perché pesca i livelli del Miiverse e li mescola completamente a caso per inserirli in una, diciamo, avventura di Mario. Dal castello di Peach al castello di Bowser. Come avete visto prima, dovremo superare 8 livelli. Questa però è la versione facile. La versione normale, a cui immagino seguirà poi anche una versione difficile, allunga di molto la strada, quindi ci chiede di superare 16 livelli con 100. Non voglio poi pensare a quanti ce ne farà superare quella difficile, chissà se ce ne sarà addirittura una quarta. Quindi io questo non lo so, però nel frattempo potreste beccare di tutto. Questo è un modo, secondo me, geniale per prolungare praticamente all'infinito un gioco come Super Mario Maker, perché basta arrivare qua, fate nuova partita, ora non la facciamo tutta, ma nuova partita, e come prima dicevamo, la principessa Peach è in pericolo, arrivano i Goomba, se la portano via, eccola lì che parte. Il nostro Mario salta fuori dal suo castellino e inizia il suo piccolo percorso. Io ho fatto adesso la versione corta, tra l'altro non la vedremo nemmeno tutta, però eccoci qua, già parte male, questo livello è terribile, Eurogamer. Ecco lì che ora ci troviamo davanti a questa pila infinita di mattoni. Questo, quello che cos'è, una freccia, se andare un pochino avanti, vedere cosa c'è. E qua, boh.
quello c'è scappato, non è un problema. Terribile non è, francamente. Però intanto abbiamo superato il livello numero 1. Era... perché il punto è questo, secondo me, in Super Mario Maker ogni livello, anche quello più semplice, è una cosa strana, francamente. Vi assicuro che andrebbe provato. Però funziona. Funziona. Ora qui c'è un mantellino. Vediamo. Corri, corri, corri più che puoi. Aiuto. Una roba che non si può. Succede che abbiamo superato l'asta, che vi dicevo. Questo livello l'ho capito poco, francamente, nel senso che non l'ho trovato particolarmente geniale, forse passando sopra, usando il mantellino in un certo modo, però da quel punto era abbastanza curioso, perché ci saremmo ritrovati a tirare delle facciate contro a quelle barre di fuoco. Quindi vabbè, questo non l'ho capito del tutto, magari dovevo approfondire un po' di più. Vediamo questo invece. Poi, ecco, un'altra cosa che si può modificare è il tempo. Qualche parte finiremo, eh. Poi è sceso a canto Bowser. Vabbè, un altro livello che francamente non voto, nel senso che sì, è caduto Bowser, ma andiamo avanti. Poi certo, in questo caso, pescando a caso a vanvera dal Miiverse, può capitare un po' di tutto, può capitare un po' di tutto, ma saranno dei livelli che funzionano, altri un po' meno. Qua ho fatto test, banalissimo livello, esatto, è finito così, non c'è nessuno. Però in questo caso ti viene da ridere, comunque almeno a me viene, francamente, perché sto pensando all'utente che ha creato questo livello e boh, test Miiverse. Andiamo. Cruciale, vero. Questo è già un pochino più interessante, perché con questa storia che vengono fuori gomba a ripetizione, ecco lì. No! Ok, questo già mi dà uno spunto. Andiamo a vedere, vediamo di superarlo. Facciamo ancora questo, poi fermiamo un secondo, vi faccio vedere una serie di livelli molto particolari. Quando li ho visti li ho trovati geniali nel loro essere tali. Questo qua ci prendiamo tipo 400 vite. Olè. Perfetto, vabbè, questo aveva un suo perché molto particolare, molto divertente. Ci dava la possibilità di recuperare 800 vite nel caso l'avessimo. Ci fermiamo un attimo qua ed eventualmente vi faccio anche vedere che se vorrete, potrete continuare, quindi non dovete per forza farli tutti a 8, ma potrete anche interrompere le partite
altro, potete anche fermare e chiuderla. Quello che invece volevo farvi vedere è sempre nelle modifiche. Livelli dal mondo, e ce n'erano alcuni che erano. Vediamo se ne becco uno. L'ho visto. Vediamo, tanto qua vi faccio vedere un bel po' di roba. Tutti i livelli che fanno divertirvi. Ecco, per esempio questo è più che altro una sfida, non tanto per chi lo gioca e gioca, lo uso tra virgolette, ma per chi lo crea, perché in questo caso c'è un livello che si chiama non toccare quel controller. Cosa succede in pratica? Che io adesso avvio il gioco, avvio questo livello, ma ho il pad appoggiato a terra in modo tale che appunto io non tocchi il controller. Vi faccio vedere quello che succede. Provate, guardate un attimo e fatevi due risate. Allora, in pratica Mario è stato spinto e continua ad essere spinto da questi trampolini e sta avanzando in automatico, saltando di goomba in goomba alla presa di monete. E ora qui sempre fermo, ecco lì che parte questa bang. Ok, qua saltiamo anche in questa roba acrobatica, ci prendiamo anche one up e chiudiamo in bellezza. In pratica è stato creato un livello automatico. Ne avevamo visto uno favoloso, era molto più bello, al Nintendo Post 3, quando siamo andati a Milano a luglio. Ce n'era uno veramente eccezionale, era una cosa che da lasciarti a bocca aperta. Questo è divertente, ma come questo ce ne sono anche altri. Ecco, questo è fatto da un italiano, da un certo Dario. Ve lo faccio un attimo vedere anche questo qui, perché è quantomeno particolare. Anche questo dice, si chiama La giungla, non toccare il pezzo. Ci sono sempre di mezzi trampolini, perché in realtà all'inizio bisogna che Mario venga sparato. Lì. Però poi tutto il resto, tutto quello che sta succedendo qui, viene fatto in automatico, cioè, ti giuro che se lo dovessi fare io avrei sicuramente dei problemi. Invece, addirittura le palle di cannone vengono colpite qua, opla, si alzano al passaggio le piante carnivore e atterrano subito dopo. E qui, come potrebbe concludersi la vicenda, si cade sulla P, lì c'è una pianta carnivora pronta a mangiarti, ma poi si cade sul riquadro che in Super Mario Bros. 3 concludeva il livello. Questo per darvi un'idea di tutto quello che è stato creato. Io sicuro me lo vado a prendere, devo recuperarlo l'11 insieme all'amiibo, perché uscirà anche insieme ad un amiibo di Super Mario, eccolo lì, in pratica Super Mario 8-bit, però tridimensionale, che salta su un tubo, se non sbaglio, molto bello come amiibo, mi è piaciuto, e uscirà l'11. Non potrò più utilizzare questa copia perché ci saranno appunto questi blocchi, noi non possiamo utilizzare i server, vogliamo giocare con voi, vedere cosa creeranno i giocatori, quindi sarà un piacere vivere con voi Super Mario Maker e tutto quello che ne verrà fuori nel prossimo futuro. Questo è quanto. Vi ringraziamo per essere stati con noi, speriamo che il video vi sia piaciuto, vi abbia appassionato, vi sia servito anche per farvi quattro risate. Noi ci vediamo presto, tenete d'occhio anche la pagina del nostro sito internet, perché a breve, pian pianino, arriveranno parecchie novità che speriamo potranno farvi felici. Grazie ancora per essere stati con noi e a presto. Ciao a tutti!